La diffusion full body è un esame eseguito con risonanza magnetica che ci permette di studiare l'intero corpo senza radiazioni e senza iniezioni di mezzo di contrasto. Negli ultimi 10 anni abbiamo migliorato di molto l'esperienza del paziente e oggi i pazienti possono guardare la TV durante l'esecuzione dell'esame. I pazienti per cui questo esame è indicato sono innanzitutto i pazienti con un tumore. Questo esame è raccomandato da numerose linee guida internazionali per capire fin dove è arrivato il tumore e vedere se il tumore risponde bene alle terapie. Questo esame viene consigliato a scopo preventivo ai soggetti che hanno una predisposizione genetica per sviluppare i tumori. Sono persone portatori di una sindrome, ad esempio la sindrome di Lifromeni, la sindrome del paraganglioma. In questi casi questo esame viene fatto una volta l'anno per la diagnosi precoce dei tumori, perché da una parte abbiamo buone informazioni diagnostiche e dall'altra il rischio nel sottoporsi a questo esame è zero. Questo esame presenta un vantaggio innegabile e molto grande rispetto alla TAC, cioè tomografia computerizzata, e ad altre indagini radiografiche. Non espone a radiazioni. In cambio otteniamo informazioni diagnostiche comparabili. Il fatto che questo esame non abbia radiazioni è particolarmente utile nelle applicazioni di diagnosi precoce, oppure per esempio nei pazienti giovani che hanno sviluppato un tumore. Penso ad esempio alle donne che sviluppano un tumore della mammella in età giovane, facciamo una diagnosi precoce, vengono curate benissimo, magari dopo hanno anche un bambino. In queste donne non vogliamo fare dei controlli pesanti con molte radiazioni e scegliamo di fare questo esame in alternativa. Ed è qui che avviene l'elaborazione delle immagini. Tutto quello che abbiamo visto qui trova la giusta conclusione. C'è il medico che ha esperienza, è formato appositamente e che sceglie le immagini giuste che possono aiutare al meglio i nostri pazienti.